nasce perché avevamo l'esigenza di dare una risposta immediata a quella che erano le richieste del territorio. Noi avevamo 3 ambulanze dedicate sulla terraferma più un'ambulanza dedicata per i tamponi sull'isola di Ischia. L'intervento delle ambulanze non permetteva di fare più di 13-14 tamponi al giorno, quindi avevamo una necessità di incrementarlo. L'intervento con l'ambulanza, ogni tampone ci impiegano circa 1 ora e mezzo, qui ci vogliono 5 minuti. Il paziente viene selezionato dal servizio di epidemiologia, chiaramente deve essere paucisintomatico, rispondere a quelli che sono i requisiti dell'Istituto Superiore di Sanità, può recarsi qui e in tutta sicurezza effettuare il test, che avrà una risposta entro le 24 ore. Quindi speriamo di aver dato una risposta immediata a quella che sono le ansie e le paure delle persone. Con il casello sanitario noi riusciamo a trattare circa 50-60 persone al giorno contro le 12-13 persone di ogni ambulanza che avevamo sul territorio. È chiaro che questo è un servizio aggiunto, rimane il servizio delle ambulanze per i casi maggiormente più rilevanti e per le richieste che si fanno sempre più pressanti. Io non so perché non si fa ovunque, noi sappiamo che questa esperienza raddoppierà. Qui a Giugliano metteremo un'altra postazione in modo da ingrandire la risposta, così come la metteremo presso l'ospedale di Pozzuoli.